Buongiorno a tutti e benvenuti in questa 19ª domenica del tempo ordinario. Proseguiamo la lettura del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, e un Vangelo segnato da un verbo, mormorare. Ascoltiamo oggi la parola del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come può dunque dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Ecco che questo Vangelo si apre proprio con questo dubbio che nasce, la mormorazione. Sappiamo che la mormorazione è un atteggiamento che presente un po' in tutta la Bibbia, in particolare nell'Antico Testamento, era il modo con cui ci si interrogava su ciò che stava avvenendo. Quando il disegno di Dio non incontra il disegno dell'uomo, ecco che l'uomo si trova perplesso e si domanda cosa sia questo segno. E come atteggiamento di risposta, per sottolineare questa condizione, c'è proprio la mormorazione, questo interrogarsi in maniera, creando dei dubbi, ponendo delle perplessità. Ecco che i giudei, che hanno ascoltato il grande discorso che Gesù ha fatto loro in sinagoga, si interrogano chi sia questo uomo che è venuto con questa parola nuova, porre al centro ciò che sta portando come messaggio, il suo proclamarsi questo pane di vita, questo nutrimento che sazia e che ci conduce alla vita eterna. Potremmo dire che la mormorazione dei giudei nasce proprio da uno scandalo che ancora oggi forse è presente, lo scandalo dell'incarnazione. Riconoscere che Dio si è fatto uomo, quanto ha sconvolto la vita dei giudei, che si aspettavano sì un Messia, ma un Messia che discendesse nella gloria dall'alto dei cieli con potenza, e che lo ritrovano in un maestro, un qualcuno che riconoscono come profeta e poco più. Ecco che ancora oggi fa scandalo questa incarnazione, questo Dio che si fa uomo, che si mette nella nostra condizione, vive la nostra vita per illuminarla, per aiutarci a crescere, per aiutarci a viverla nella maniera piena. Uno scandalo che potremmo dire oggi è più sentito forse che qualche secolo fa. Noi viviamo un'epoca dove la scienza, la tecnica, il progresso ha segnato fortemente la conoscenza del mondo e dell'universo e ha un po' isolato Dio, l'ha posto un po' in un angolo, l'ha posto al di là della nostra esperienza, quasi fosse un Dio che sta sulle nuvole e vive la sua condizione, che non interagisce con l'uomo. Facciamo fatica in questo senso a riconoscere Dio presente nella nostra vita, a riconoscerlo nella nostra quotidianità, a riconoscere che Lui si fa presente e viene a illuminare la nostra quotidianità. Un Dio che parla alla nostra esistenza, un Dio che ci vuole condurre per mano, ci vuole aiutare a comprendere il senso di ciò che viviamo e sperimentiamo tutti i giorni. Ma questo genera scandalo, lo genera nei giudei che si trovano di fronte il figlio del falegname che viene a proclamarsi il Signore della vita, il pane del cielo. E forse anche per noi è così. Noi lo celebriamo,
lo ascoltiamo, lo adoriamo, però non siamo capaci di riconoscerlo nella nostra quotidianità. Ma quello che fa Gesù è proprio questo, un richiamo forte alla nostra esistenza, un richiamo forte al nostro essere presenti nella vita di tutti i giorni, animata da una ricerca della felicità, dal desiderio di cercare di migliorare la nostra condizione. Ecco che Gesù ci invita, proprio come ha fatto con i giudei, a andare oltre questa ricerca di un Dio che si deve manifestare come soluzione, come risposta a ogni nostra questione, ogni nostro problema. Un Dio che cerca nella relazione, nel mettersi in relazione con Lui, il modo per farsi ascoltare. Ecco che il cammino di fede che ci chiede Gesù è proprio questo, un cammino di fede che deve partire dall'ascolto, dal mettersi in ascolto del Padre, capaci di ascoltare la Sua parola e di partire da lì, partire dall'essere, affidarci di questa parola come la parola che dà la vita, capace di nutrire le nostre speranze, capace di nutrire quei nostri desideri e quella nostra ricerca del bene. Un Dio che innanzitutto chiede la nostra attenzione. Ma mettersi in ascolto non è semplicemente ciò che ci indica Gesù, perché fosse solamente un ascolto della parola sarebbe un semplice maestro Gesù, colui che ci viene con parole di vita e ci spiega le scritture. Noi conosciamo bene come la presenza di Gesù deve essere accompagnato da gesti concreti, da un vissuto che si fa carne, potremmo dire. Gesù indica proprio nel sacramento eucaristico quell'incontro, quell'ascolto di Dio che è anche un ascolto che trasforma la tua esistenza. Indica che Lui è il pane della vita per indicare anche un nutrimento con cui ci vuole saziare. È molto chiaro con i giudei e quando risponde alle loro perplessità indica come la manna nel deserto fosse sì un segno importante, un segno della presenza di Dio, una risposta ai bisogni dell'uomo, ma fosse anche un cibo che non è per la vita eterna. Nutre, soddisfa un bisogno, ma non permette di entrare in questa vita nuova. Gesù si fa segno e ci chiede di accoglierlo. Accoglierlo ascoltando la sua parola, ma anche accoglierlo in gesti concreti. Il richiamo alla comunione, alla partecipazione a questo sacramento eucaristico è forte in questo senso. Abbiamo bisogno di tornare a rimettere al centro del nostro quotidiano questo Vangelo, questo stare con Gesù, quello di accostarci a Lui per sentirlo vivo dentro di noi, capaci di trasformare la nostra quotidianità. Siamo in un'epoca difficile dove spesso la fretta, l'agitazione, gli impegni tendono a distrarci da questa dimensione. Quanti di noi sentono di voler coltivare la propria vita di fede e il proprio cammino, ma fanno fatica a far entrare il Vangelo, la parola proclamata, nella vita di tutti i giorni? Quanti di noi fanno fatica a trovare l'occasione per vivere la comunione con Gesù, partecipando alla Messa? Quanti magari, pur facendolo, ne sentono, la vivono con stanchezza e fanno fatica a coglierne la dimensione vivificante? È un bisogno che dobbiamo tornare ad alimentare. Molto spesso le nostre azioni pastorali ci portano a interrogarci su come arrivare agli altri, a coloro che hanno abbandonato la fede, a coloro che non ascoltano più la parola di Dio e sono lontani. Ci porta a trovare dei modi nuovi per raccontarci ai giovani, per raccontarci alle famiglie, per renderle partecipi di questo grande modo di essere Chiesa. E purtroppo in questo affanno il rischio che corriamo è che, presi dal dover organizzare degli appuntamenti, delle situazioni che possano permetterci di arrivare a tutti, trascuriamo un po' quello che deve essere il centro di questa azione, ovvero il ritorno alla comunione con Gesù innanzitutto, quindi a nutrirci di Lui, perché Lui è quel pane che ci permette anche di riuscire a,
rendere nuova la nostra vita, trasformarla, ridare senso a quello che stiamo facendo e ripartire da lì. È un aspetto molto delicato, sicuramente che hanno tutti i nostri sacerdoti, hanno a cuore, tutte le nostre comunità coltivano, però anche molto difficile da vivere in questo momento della Chiesa, dove tutto sembra portarci lontano da quelle che sono queste attenzioni, questa capacità di stare con Lui. Ecco che Gesù ci richiama intensamente in questa domenica a fare di Lui vero pane, capaci di coglierlo come quell'alimento che nella quotidianità, perché il pane è il cibo della quotidianità, anche nella nostra vita, alimenta tutti i giorni, con piccoli segni, con piccoli gesti, questo stare con Lui. Abbiamo bisogno di sentirlo vivo nella nostra, con la sua presenza nella nostra vita. E questo può accadere solo quando, con perseveranza, con tenacia, con attenzione, riusciamo a dedicargli quella giusta attenzione e quel giusto spazio che deve avere nella nostra giornata. Buona domenica a tutti. Thank you.